Siamo qui con Carosi, capitano del Rocca Massima. Capitano, fino al 4-2 siete stati in partita, avete avuto la grossa possibilità 4 contro 3 per accorciare ulteriormente sul 4-3, non ci siete riusciti, poi Nettuno lì ha preso un po' di campo e 7-2 finale. Sì, diciamo che il tempo e insomma il caldo non sono stati dalla nostra parte, un po' le assenze, un po' le squalifiche che ci hanno un po' decimato in quest'ultima parte di campionato non ci hanno sicuramente aiutato. Purtroppo sono stati sicuramente più forti di noi, più bravi, più decisivi sotto porta e abbiamo pagato purtroppo i nostri errori. Aspettative infine per questo finale di stagione? Le aspettative sono sempre alte, altrimenti perde comunque il senso dello sport, diciamo. E ovviamente cerchiamo di impegnarci al massimo con l'allenamento, con le partite e cerchiamo di gettare basi forti per il prossimo anno. Perfetto, un saluto a Carosi e Rocca Massima. Grazie, un saluto a voi. Siamo qui con Monteforte e Lele Nettuno, autore di due gol oggi. Partita equilibrata all'inizio, poi una volta messo al sicuro il risultato si è andati sul velluto. Sì, diciamo che abbiamo cambiato orario, prima giocavamo alle 18 in casa, ora alle 15, con questi primi caldi stiamo avendo un po' di difficoltà, come giusto che sia, però dobbiamo impegnarci un po' di più perché contro le squadre di bassa classifica ci relazioniamo troppo a loro delle volte e quindi partiamo lenti, ci muoviamo poco, però vabbè, ormai l'importante era vincere. L'obiettivo playoff a portata di mano per questo finale di stagione, cosa dovete tirare di più da fuori per arrivare all'obiettivo? Beh, diciamo, ci manca un po' di esperienza che abbiamo accumulato partita dopo partita e verso il finale di stagione abbiamo messo anche un filotto di vittorie importanti che ci ha permesso di rimanere nella parte alta della classifica. Sappiamo che comunque entriamo il bello perché i playoff non ti regala niente a nessuno e daremo il 100% per poter dire la nostra su ogni partita. Perfetto, allora un grosso in bocca al lupo per questi playoff e alla prossima. Grazie, Grepi.